Buongiorno, ben ritrovati TG Veneto News 24. Ancora un incidente con tir coinvolti e con un automobilista ferito, un camionista ferito questa mattina alle 7 nel tratto tra virgolette maledetto della A4 tra Portogruaro e Sanstino di Livenza. Due i tir che si sono tamponati, c'è un camionista rimasto incastrato nella cabina estratto dai vigili del fuoco in grave condizioni. Alle 7 quel tratto è stato chiuso. Il maltempo si è scatenato nel Bellunese. Ieri in serata a Cortina è stata scoperchiata una scuola, la Duca d'Aosta, danni e legamenti anche nel Comelico e nel Feltrino. È stato una fine settimana con risse causate dall'eccesso di alcol a Jesolo, la zona calda, la solita, la zona di Piazza Mazzini, adesso è allo studio anche una ordinanza per vietare totalmente l'alcol. È svanita nel nulla da martedì scorso. Si cerca Bema Aspal, una diciottenne svanita nel nulla dalla sua abitazione a Galliera, a Veneta. La famiglia si è trincerata dietro al silenzio, l'appello è arrivato dal cugino. C'è anche una segnalazione che l'avrebbero vista nei giorni scorsi sul Montello in bicicletta. La giovane è una studentessa in scuola superiore di Castelfranco nel Trevigiano. Vediamo le prime pagine dei quotidiani, il Gazzettino, l'edizione del Nord-Est. Tagliare le tasse sul lavoro. C'è l'appello di Bonomi, numero uno di Confindustria, che attacca anche il ministro Orlando e dice: le nostre proposte sono chiare, lui tace. La nuova di Venezia e Mestre. Albergatori in Polonia a caccia di camerieri. Ed è insomma questa la situazione per quanto riguarda la carenza di manodopera, soprattutto sul settore turistico. Poi vedete, è tornata la voga lunga, 7.000 partecipanti per due terzi stranieri, voga lunga straordinaria per salvare la laguna. L'arena di Verona, molesti in treno, il riferimento è ancora a quello che è accaduto il 2 di giugno con il caos dopo un raduno TikTok sul lago e dopo alcune ragazze che tornando verso Brescia sarebbero state molestate da un gruppo di persone adesso a caccia al branco. Volano i prezzi a Verona, ma insomma, non è una novità, stanno volando un po' ovunque, oggi la benzina oltre i 2 euro e il gasolio di fatto a 2 euro il litro. Il giornale di Vicenza, alpinista precipita e muore, un tienese di 48 anni, la tragedia ieri. E poi a Monteberico, distrutti a picconate 6 pilastrini. Tribuna di Treviso, pestato in pieno centro dalla gang della sua ex. E chiudiamo invece con il Mattino di Padova. Noi siamo padovani, vedete la fotonotizia, questo striscione dei tifosi. Ieri purtroppo nella match di andata per lo spareggio per la Serie B, il Padova sconfitto 1-0 da Palermo in casa, tra 7 giorni si torna a giocare per la gara di ritorno fuori casa. Ragazza costretta a fare video hard e poi a prostituirsi, è una notizia di cronaca giudiziaria. È tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo durante il resto della giornata con i prossimi appuntamenti. Arrivederci.